È una sconfitta che fa male, quella di Cremona, dove il Perugia interrompe a 7 minuti dal 90esimo la serie positiva di 4 vittorie. Il gol di Guidetti regala 3 punti d'oro alla nuova capolista, una cremonese solida a cui Perugia ha risposto colpo su colpo. Peccato per un punto che sarebbe stato strameritato e poco consola la bella prestazione fornita. Al Perugia di Pagliari sarebbe bastato un poco di furbizia in più, soprattutto nel finale, quando la squadra era un po' stanca e avrebbe potuto gestire meglio la situazione. La buona prestazione però resta, soprattutto nel primo tempo. Al 10° Paponi chiede un rigore per un presunto mani di Viali, più evidente di quello chiesto dalla Cremonese 6 minuti prima. Il Perugia ha iniziato bene il match, collezionando corner ben 4 di fila in 2 minuti. Dall'altra parte la Cremonese si affida al duo Guidetti-Musetti, il secondo lotta per il primo, che al 14° chiama Benassi al primo difficile intervento. Passano 20 minuti e Guidetti colpisce un clamoroso incrocio dei pali, ma l'azione sembra viziata da una spinta di Musetti su Zoppetti, non ravvisata da Baratta. Il Perugia controlla bene ma finalizza poco, solo nel finale fa venire i pensieri a Paoloni con un calcio di punizione dei Bondi che termina di poco fuori e con un bel colpo di testa di Paponi che conclude a lato l'azione più bella di tutto il primo tempo. È un Perugia che piace insomma, ma che continua ad essere troppo sprecone e soprattutto poco cinico in attacco. Paloni salva su Stamilla al 49°, dall'altra parte un errore di Perra per poco non fa capitolare Benassi. Il Perugia è in partita, almeno fino a quando Bondi, Benassi e Perra non cominciano ad entrare in riserva. La Cremonese allora prova ad approfittarne guadagnando qualche metro, ma la difesa del Grifo, seppur in pressione, si districa senza particolari problemi. Al 68° Martini prende il posto di Del Core, il piccolo attaccante ha subito una buona chance, ma gira di testa lato sul cross di Zoppetti. La Cremonese risponde col bolide di coda su cui Benassi compie un autentico miracolo. Poco prima della mezz'ora entra anche Gatti che al 77° si procura una clamorosa palla gol. Il centrocampista di Passignano sradica palla a Zanchetta sulla tre quarti, si invola verso Paloni, ma spreca tutto con un attimo di esitazione di troppo. La Cremonese era in pressione da 10 minuti abbondanti, niente di che per carità, ma tanto basta per guadagnare 3 calci di punizione dal limite e sul terzo il Perugia va KO, la barriera si apre e la rasoiata di Guidetti è chirurgica, praticamente imparabile anche per Super Benassi. Il Perugia stava iniziando a calciare lontano la palla, non c'era più nessuno in grado di prenderla davanti, con Paponi spremuto e Martini a corto di centimetri. Ercolano entra quando il danno è fatto, eppure 3 minuti dopo il gol trova l'incornata giusta, quella che pone Martini dinanzi a Paoloni. L'ex Frusinate ci va con troppa foga e sbaglia malamente il tiro. Nei minuti di recupero, Benassi evita il gol del raddoppio, il Perugia è ormai demoralizzato e con la vista annebbiata. La squadra esce comunque tra gli applausi e con la consapevolezza di aver giocato un'ottima partita. Ora però il Grifo deve osare, con 2 gol all'attivo il reparto offensivo ha bisogno di una svolta, a Pagliari il compito di capire come.